Ciao a tutti amici di YouTube, qui il vostro Agatron che vi parla, benvenuti in questo nuovo video. Allora, in verità questo video volevo farlo giovedì sera, però a causa del fatto che non ce l'ho fatta, purtroppo, l'ho voluto slittare a ieri, però neanche ieri sera ce l'ho fatta, quindi eccoci qua. Allora, questo video di cosa parlerà? Parlerà dei post che l'ex ministro dell'economia, Calenda, ha lasciato su Twitter. E adesso dirò la mia. Ovviamente altri youtuber si sono espressi, tipo Rampage in the Box, i Player Inside e da Dobax e altri. Però ragazzi, mi sembra più che doveroso che anch'io intervenga e decida, diciamo, di dire la mia opinione, perché infatti premetto subito che questo video si basa su opinioni personali. Se qualcuno la pensa in modo diverso lo scriva sotto nei commenti, però non voglio sentire lamentele, non voglio sentire rottura di coglioni o robe simili. Allora, io adesso vi leggerò i suoi Twitter, che ho screenshottato qua sul mio telefono, e ve li leggerò uno alla volta, e un pochino li commenteremo insieme. Allora, col primo ovviamente mi dilungherò un pochino di più, perché c'è una cosa, dice una cosa che non ha senso, però adesso bando alle ciance e cominciamo subito con il primo, che dice: fondamentale prendersi cura di ogni ragazzo. Avvio alla lettura, lingue, sport e gioco. Salvarli dai giochi elettronici e dalla solitudine culturale esistenziale, così si rifondano le democrazie. Allora, caro ex ministro Calenda, su questa parte qua proprio vorrei, diciamo, spenderci un po' di parole. Allora, all'inizio, io con l'inizio sarei anche d'accordo, ovvero prendersi cura di ogni ragazzo, viola lettura, lingua, sport e gioco. Io sono assolutamente d'accordo, sia chiaro. Però dopo del fatto di salvarli dai giochi elettronici e dalla solitudine culturale esistenziale, di meno, e poi così si rifondono le democrazie, assolutamente fuori luogo. Insomma, allora lei comincia con dei bei temi, assolutamente. Poi dopo va scemando cadendo su cose che magari lei non sa e paragonandoli sul fatto di rifondare le democrazie. Allora, su quest'ultima parte vorrei, diciamo, spenderci un pochino di tempo. Allora, il fatto di rifondare le democrazie omettendo il proibizionismo non credo che sia la soluzione adatta. Penso piuttosto che bisognerebbe, diciamo, vedere quello che è stato fatto in precedenza, il lavoro degli altri governi, oppure del suo, in questo caso, che ha fallito miseramente perché lei è del PD, ma comunque non la giudico per questo, dove, diciamo, vedere le cose che sono state fatte, le cose che non sono state fatte, il lavoro che è stato svolto, e le assicuro davvero, le cose che sono state fatte gran parte sono inutili, le cose che non sono state fatte sono grandissima parte quelle che servivano e voi non le avete fatte, e quindi di conseguenza cosa penso? Che rifondare le democrazie facendo il proibizionismo, questa cosa qua, è la cosa più inutile che si potesse fare. O meglio, non proibizionismo nel senso proibire, ma proibire magari i giochi elettronici. Ovviamente lei non intende dire quello, ma su questo ci arriveremo più tardi. Perché allora, riguardante le cose che sono state fatte, io ora faccio subito un esempio, ovvero l'Expo. Allora, l'Expo è stata una bella esperienza, una bella manifestazione, ci ha fatto pubblicità, ha fatto capire un pochino che sappiamo anche noi, abbiamo anche noi un grandissimo bagaglio culturale, sappiamo anche noi nutrire il mondo e così via, assolutamente. Ma alla fine, allora, caro ex ministro Calenda, l'Expo, l'utilità dell'Expo, qual è stata veramente? Serviva soltanto farci pubblicità oppure aveva un utilizzo migliore? Io sinceramente, ragazzi, io appunto penso soltanto che sia il fatto del farsi pubblicità, e la cosa non è che ci serva, non ci serve farsi pubblicità. Perché? Allora, noi allora analizziamo meglio la situazione, il caso. Allora, abbiamo avuto da organizzare tutta questa manifestazione, abbiamo costruito i padiglioni, abbiamo costruito l'albero della vita, anche noi bresciani abbiamo contribuito, ovviamente. E dopo, quando c'è stata questa manifestazione, è venuta tantissima gente, da tutto quanto il mondo, abbiamo avuto padiglioni provenienti da tutto il mondo, per carità. Però dopo la manifestazione, cosa c'è stato? Niente. Allora, non è stata una roba continua, è stato, diciamo, un momento, è stato soltanto per un breve periodo di tempo, per poi dopo lasciarlo lì e lasciare tutto quanto quello che è stato lì e marcire. In che senso? Nel senso che dopo l'Expo noi abbiamo lasciato tutta quanto la zona dell'Expo, o meglio, per quanto ne so, lì inutilizzata, i padiglioni vuoti, non c'è proprio zero, nada, magari quel terreno lì poteva essere utile per costruirci magari qualcosa,
qualche piccola azienda, cioè, voi non avete neanche finanziato le piccole imprese. E questo qua il punto, magari, dove bisognerebbe rifondare la democrazia, non finanziare soltanto le medie e grandi imprese, ma finanziare anche i piccoli imprenditori che possono dare lavoro alla gente, possono dare un po' i soldi e far girare ancora un pochino l'economia, perché il punto centrale del fatto di rifondare la democrazia, io penso che sia questo, il lavoro che bisognerebbe dare anche alle piccole imprese, non badare soltanto alle grandi e medie imprese, perché purtroppo lavorando in una piccola impresa ho riscontrato questo problema, caro ex ministro Calenda. Quindi proibire i videogiochi o i giochi elettronici, come le chiama lei, non sarebbe, diciamo, la soluzione. Le ho detto esattamente quello che bisognerebbe fare: non farci pubblicità, non fare un proibizionismo su qualcosa che magari può essere innocuo, ovviamente non esagerando, ma su questo discorso ne parleremo più tardi. Ma sul vedere che cosa non è stato, le cose utili che servi, o meglio, che servivano. E non sono state fatte, facendo però, optando tuttavia per cose inutili che magari potevano sembrare delle ottime idee. È quello lì il punto in cui vorrei parlare di rifondare la democrazia. Ma comunque, ragazzi, adesso che ho chiuso il discorso del rifondare la democrazia, vorrei, diciamo, mettere in chiaro una cosa sul fatto di solitudine culturale e esistenziale. Allora, sulla solitudine esistenziale, non credo proprio che sia, ripeto, la soluzione adatta. Piuttosto io direi che bisognerebbe anche un pochino guidarli i ragazzini. In che senso? Insegnargli a giocare un tot di ore al giorno, ovviamente non 15, a chiunque può far male giocare 15 ore al giorno ai videogiochi, ma sia chiaro. Ma io opterei sul fatto di farli giocare un tot di ore fin da bambini, se fare una piccola sensibilizzazione, ovviamente con moderazione, come ha detto Dadobax. E praticamente quando si cresceranno e capiranno di non esagerare, loro lo faranno da soli. E dopo, ovviamente, guardando sport e altre cose, io sinceramente sulla lettura, praticamente, forse lei non lo sa, ma alcuni videogiochi sono anche ispirazioni per farsi dei romanzi. Allora, basti pensare a un esempio che ripeterò di continuo, anzi sarà l'unico esempio che tirerò fuori in questo gioco, perché io questo gioco lo amo, ovvero Assassin's Creed, che praticamente ha anche dato, diciamo, delle ispirazioni per fare dei romanzi su questo gioco. Infatti, ragazzi, io ho questo libro qua, scusatemi, l'ho messo al contrario, e che è Assassin's Creed Black Flag, che è praticamente ispirato al quarto capitolo della saga. Poi dopo ci sono anche altri, questo qua è stato soltanto il sesto di romanzo. Ce ne sono altri che sono usciti come Rinascimento, La Crociata Segreta, Fratellanza, Rivelazioni, poi dopo sono saltati fuori quelli per Unity, Syndicate, adesso addirittura siamo arrivati a Odyssey, dove praticamente abbiamo come protagonista canonica Cassandra invece di Alexios. Un po' mi dispiace, però vabbè. Perché voglio tirare fuori questo esempio di Assassin's Creed? Perché lei parla di solitudine culturale, cosa in parte sbagliata, perché certi videogiochi hanno, diciamo, si sono evoluti a livello di trama in un modo incredibile. Non è che magari lei magari è fossilizzato magari con i giochi che magari giocava ai suoi tempi, che non servivano soltanto per divertirsi, per perdere qualche mezz'oretta, un'oretta, così per divertirsi un attimo. E sì, insomma, un piccolo svago si può dire, come ad esempio poteva essere Tetris, come poteva essere Pac-Man, oppure altri classici videoludici che sono belli per divertirsi, sono carini, cioè mi diverto anch'io a giocarli qualche volta, però magari lei non sa che a livello di trama molti giochi si sono evoluti e portano di conseguenza anche un bagaglio culturale. Ripeto ancora l'esempio di Assassin's Creed, il fatto che puoi rivivere una vita passata tramite l'Animus, che ti permette di rivivere le epoche storiche, come è stato magari per la Terza Crociata, il Rinascimento, poi la Rivoluzione Americana, la Rivoluzione Francese e così via, e così discorrendo. Quindi, allora, sul fatto di magari farli giocare, farli leggere e farli fare sport, sono d'accordo, ma comunque sul salvarli dai giochi elettronici non sono d'accordo, perché, ripeto, bisogna farli abituare per un tot di tempo, a farli giocare un tot di tempo, poi dopo, ovviamente, faranno un pochino da soli. Poi dopo, leggendo altri Twitter, sarà
Sarà forte, ma io considero i giochi elettronici una delle cause di incapacità di leggere, giocare e sviluppare il ragionamento. In casa mia non entrano. Allora, sviluppare il ragionamento no. Allora, ieri sera ho visto un video di un dottore psichiatrico dove all'inizio non è stato capito bene se stava parlando bene di videogiochi oppure stava parlando male, ma poi dopo, più o meno alla seconda metà del video, ha parlato, diciamo, bene di videogiochi. Allora ha anche spiegato un esperimento molto interessante che parla, diciamo, che ha preso dei videogiocatori che hanno giocato a Call of Duty e dei videogiocatori che hanno giocato a The Sims. Se il gruppo di The Sims non ha avuto nessun riscontro, diciamo, non ha avuto niente di particolare, nessun degrado oppure sviluppo cognitivo, quelli di Call of Duty invece si sono trovati con i riflessi, le capacità di ragionare in modo più proficuo, insomma, hanno sviluppato la capacità dei riflessi e tutto. Diciamo, qui c'è stato un miglioramento con Call of Duty. Quindi, di conseguenza, ovviamente non bisogna esagerare con le cose, ripeto ancora, però se magari, quindi se però, diciamo, i videogiochi portano a essere una roba così grande, secondo me demonizzarli in questo modo non è un'ottima idea. Però arriveremo a un altro discorso. Senza più contare che vorrei ancora allacciare una cosa della cultura. Dadobax ha detto che i videogiochi adesso si sono evoluti a tal punto di essere candidati come arte del secolo. In che senso? Allora, se nell'Ottocento l'arte era, diciamo, il libro, i libri, e nel Novecento c'è stato il cinema, i videogiochi, visto che la loro evoluzione, si sono portati a essere diventati l'arte del secolo, come sono stati prima stato prima il cinema e poi è stato il libro, sono stati la lettura. Di conseguenza, che cosa posso dire? Allora, sul fatto dell'arte, io sinceramente sono ancora un pochino titubante del fatto di considerarli arte. Io sono in una via di mezzo su quelli che dicono che non lo sono e invece altri che dicono che lo sono. Io sono in una via di mezzo, però io dico, è vero, per me, fa io faccio ancora fatica a considerarli arte, però se ci sono per gente che li vuole considerare arte, va benissimo. Se io non mi schiero da nessuna parte, perché poi dipende anche dai punti di vista della gente. Perché se qualcuno magari pensa che non siano arte e così via, ok, va bene. Però se altri li considerano arte, va benissimo, perché dopo tutto ci sono le motivazioni del fatto di considerarli arte, assolutamente. Ad esempio, basti pensare, magari, ripeto, ancora Assassin's Creed, oppure addirittura God of War, Call of Duty, oppure addirittura nei nuovi capitoli che sono saltati fuori, soprattutto anche a livello di grafica. La grafica praticamente è arrivata al livello che sembra quasi irreale. Il mondo di gioco sembra praticamente reale, come se avessero fatto la foto, fatto un video sopra. Ecco lì il punto. Poi dopo, ovviamente, lei, come con un Twitter, lei risponde dicendo: il problema è la passività rispetto alla lettura e al gioco. Reagisci o non agisci. Inoltre, abituano la mente a una velocità che rende ogni attività lenta e noiosa. Ripeto che bisogna infatti farli giocare un tot di tempo e non troppo, che dopo alla fine è ovvio che i risultati sono controproducenti. Poi, riguardante cultura e lettura, io ripeto, alcuni videogiochi si fanno scrivere dei romanzi. Assassin's Creed è un esempio. Poi, dopo, il gioco, riguarda invece il gioco, lo sport, non è esatto, perché infatti dei miei compagni di software hanno inventato delle amichevoli che si basano un pochino sui videogiochi. Hanno, diciamo, preso le trame di Call of Duty e altri giochi, non lo so, e hanno creato, diciamo, delle amichevoli dove ci sono certi punti da arrivare, certe cose da fare, basandosi, diciamo, su quelle trame lì. Ovviamente non è che il modo di giocare bisogna fare come il videogioco, quella cosa lì di software, no, dimenticatevela quella cosa qua. Però, diciamo, un pochino le cose da fare nell'amichevoli, nelle varie missioni dell'amichevole, sono un pochino prese dai videogiochi. O meglio, io ho capito così, posso anche sbagliarmi categoricamente. Però, ragazzi, allora, io sono abbastanza comprensivo con Calenda perché? Perché poi fa un altro Twitter dove dice: calma, non ho detto che chi usa i giochi elettronici è un imbecille. Ho parlato di una mia scelta da genitore spiegandone le ragioni. Allora, caro ex ministro Calenda, posso capire che lei è preoccupato per i suoi figli e capisco anche che lei è un genitore che magari ci tiene al fatto che i suoi figli giochino con gli altri ragazzi, che magari facciano un po' di sport, che leggano, che si mettano a studiare in modo proficuo, ma assolutamente.
Infatti, penso anche che il problema stia anche nelle apparecchiature elettroniche che usiamo di solito, tipo cellulari, tablet e anche purtroppo anche videogiochi. Quello lì non lo nego, ma ripeto, bisogna usare un certo criterio. Bisogna seguire i ragazzi, fargli imparare che per un tot di tempo i videogiochi vanno giocati per un periodo, per diciamo qualche oretta al giorno, per poi dopo e pensare a altre cose, mettere. Studiare in modo proficuo, uscire un po' con i propri amici e così via, ma assolutamente io sono d'accordo con questa cosa qua. Difatti, io non è che gioco solo ai videogiochi, io faccio anche teatro, faccio software come ho detto prima, però allora io ritengo i suoi post purtroppo che l'hanno li ha fatti in modo troppo aggressivo, troppo pesante, perché infatti molti si sono anche indignati, però mi fa piacere che magari. E in alcuni Twitter invece cerca un attimo di venire incontro a chi risponde ai suoi dicendo che ok, va bene, che li seguiate tutto, è una stata una mia scelta e così via. Ma assolutamente, però allora infastidito sì, lo sono perché sono un pochino stufo della continuo demonizzare sul mondo videoludico quando il problema principale non è proprio lui. Non è proprio il mondo videoludico, quindi sarei anche un pochino stufo, però sono anche comprensivo nei suoi confronti. Però lei l'ha fatto in modo troppo aggressivo, ripeto, di conseguenza io sono preoccupato perché potrebbe essere gente che potrebbe malformare i suoi Twitter, prendere le sue parole e rielaborarle, storpiarle per creare qualcosa di ancora più maligno, che potrebbe, diciamo, farci diventare dei marginati, forse. Ora, magari sto drammatizzando un po' troppo, però il punto è questo. Forse lei non se ne rende conto, ma purtroppo il fatto che lei ha un po' esagerato, secondo me. Ma questo qua, mio caro ex ministro Calenda, non è un attacco, diciamo una piccola discussione che ho voluto darle, piccolo spunto magari per farla un attimo riflettere, per farla pensare a come magari si è espresso, perché lei ha detto delle cose abbastanza buone, però ha un po' esagerato, soprattutto per il fatto che nel suo ambito anche, perché lei, essendo stato ex ministro dell'economia, lei dovrebbe capire che i videogiochi fanno anche girare anche quella. Basti pensare che ai ragazzi vanno molto in tendenza, li prendono anche volentieri, prendono magari i FIFA Point e tutto. Poi dopo, ovviamente, se fossilizziamo ovviamente su Fortnite, lì non mi piace questo gioco, ma può piacere, per carità. Però io penso questo. E sul fatto che lei abbia cercato di immunizzare il mondo videoludico. Secondo me è stato molto sbagliato. Ovviamente lei ha avuto le sue ragioni, ha spiegato le sue ragioni da genitore, quindi non sono arrabbiato, sono preoccupato, un pochino infastidito, perché però alla fine è comprensivo, non ce l'ho con lei per questa cosa qua. Ma comunque io ritengo giusto che lei magari faccia un Twitter, un post su Facebook dove dice: ammetto che magari i miei Twitter hanno un po' esagerato, cercate di capire le mie ragioni, però intanto ammetto di avere un po' esagerato, almeno ammetta di esagerare, che non, almeno non, senza ritirare nulla. Però, allora, io sono preoccupato perché, come ripeto, ci potrebbe essere gente che potrebbe malformare le sue parole. Basti pensare a. Allora, voi sapete chi, però adesso ragazzi, sinceramente non mi piace dire voi sapete chi, ma adesso lo dico, Daily Mello, lui non è riuscito a trattenersi a fare un video riguardante Calenda, io non l'ho visto, ma sicuramente non osannava quello che diceva, dicendomi cagate su cagate, malformando ovviamente il suo post. Quindi che cosa penso? Che potrebbe darsi che magari dopo questo diventiamo magari degli emarginati, che magari veniamo ancora visti male. Basti pensare magari che l'anno scorso, 2 anni fa, Daily Mello ha fatto il video del bocciate chi porta tesino sui videogiochi, quando ragazzi, tendenzialmente i videogiochi hanno portano su si possono fare tesine di maturità, ma non guardante la maturità perché bisogna comportarsi bene, bisogna dire siete rimasti bambini. Non è vero, perché ci sono adulti che ci lavorano e creano queste cose. Difatti, se uno vorrà entrare in questo ambito, dovrà pur spiegare un attimo le meccaniche, come si fa. Uno che conosco ha portato una tesina al LITI dove praticamente raccontava la storia dei videogiochi, di come si sono evoluti. Infatti, i videogiochi comunque sia sono dei programmi informatici, di quindi di conseguenza sono
adatti per tesine del liti. Poi dopo alcuni videogiochi sono, come ho detto prima, portano un po' di bagaglio culturale, come ad esempio Assassin's Creed, basti pensare anche a Bioshock, oppure, ripeto, Assassin's Creed, God of War, per portarli magari a un liceo scientifico, un liceo classico, per modo di dire. Io ragazzi, scusatemi, ragazzi, io la penso in questo modo, troverete in descrizione i video di Dadobax e Rampage in the Box e i player inside. E ragazzi, questo era il video. Spolliciate se vi è piaciuto. Condividetelo come se non ci fosse un domani. Scrivete sotto nei commenti cosa ne pensate. Oltre ai video di Rampage in the Box, player inside, Dadobax, troverete anche il link dalla mia pagina Facebook e pagina Instagram. E mi raccomando, ragazzi, cerchiamo di informarci prima di dire certe cose. E niente, ciao a tutti quanti voi. Bella!